Salve ragazzi, oggi un grande giorno è arrivato. Stiamo facendo questo raduno qui a Mondragone. Siamo una ventina di noi. I ragazzi già stanno là che stanno pescando. Eccoli qua. Stanno una decina di qua. Ecco la mia postazione. Ragazzi, eccolo qua, grande Giovanni, che da tempo non vediamo su YouTube. Giovanni, allora. Sto tempo che ho pescato, ma dopo. Giovanni, come ti sembra questa manifestazione? Questo raduno? Grande bella cosa, tanta gente. Ci siamo divertiti. Ragazzi, una mangiata in diretta. Allora, ragazzi, ci abbiamo Salvatore, neanche 10 minuti di pesca. Ha effettuato, credo, già la prima cattura. Abbiamo visto partire la canna in un modo veramente bello tosto. Ecco in fase di recupero. Se non vado errato con la Compact. E mi pare pure giusto che la prima cattura sia stata la sua, visto che è stato lui ad organizzare questo raduno. Visto la forza della mangiata, probabilmente uscirà qualche spigola. Non credo sia una mormora, pure perché bella insistente la mangiata. Salvatore che si impegna, Salvatore che si impegna. Un po' di sporcizia, vediamo, vediamo. No, una porca puttana, che mormorone! Eccolo là, Salvatore, Salvatore, alza la preda! Ragazzi, abbiamo un mormorone che sta intorno ai 650-700, eh? Bella, una mangiata bellissima. Grande Salvatore. Ciao a tutti. Una bella mormora a me sulla Geo Compact a lunga distanza, da 33 cm, un bel mormorone. Beh, è appena lanciato in ground con la sua sentili con il rotante. Beh, Giuseppe, allora, questa manifestazione cosa... È un'ottima manifestazione. Spero che ci si faranno altre. Ringraziamo al Salvatore Sassoli. Grazie ragazzi. Passiamo a dopo. Allora, siamo venuti a vedere di nuovo Salvatore che ha beccato la seconda... Siamo venuti a vedere di nuovo Salvatore che ha beccato la seconda preda. Ragazzi, secondo lancio, seconda preda, la Sempre cipolotta sulla... sulla Compact, sulla Nicola, cipolotta circa da 3 tretti in pratica. Siete 3, 3 e mezzo. Bella spigoletta. Qui quella mormora, fanno 2 preti. Ci stiamo divertendo. Ciao ragazzi. Ecco Alessandro, anche lui nel raduno. Alessandro Amato, sempre da YouTube. Sta in fase di recupero. Alessandro, qualche giudizio a questo raduno? Grazie, eccoli qua. Salvatore, ho fatto vedere che via. Sì, una spigola e una mormora, una spigola la facciamo vedere dopo quando vado di là. Eccoli qua, di qua, andiamo a vedere. C'è anche Tony Self Casting. Alessandro, ci vediamo dopo. Altre persone fanno sempre parte del... Ecco Gianluca De Santis, anche lui sta facendo il radune con noi. Un piacere. Gianluca, qualcosa da dire? Preso qualche Alla fine è mo' una spigoletta e una mormora. Bella mormora. La spigoletta purtroppo La vuoi mi è far vedere mo'. agli amici? Come Diciamo che ci stiamo divertendo un po' tutti. Vabbè, Oltre, al di là delle previsioni che uno si aspettava, è una bella mormora. ci stiamo divertendo. Tuo padre, quel Mio signore? padre, sì. Ecco il papà di Gianluca De Santis. Buonasera, signore. Buonasera. Allora, qualcosa da dirci?
Se ci fosse meno erba a mare sarebbe meglio. Vabbè, dobbiamo solo aspettare il Aspettiamo che se buio. ne va. A dopo. Ciao. Con la posizione del signor Anillo. Ecco Tony Surf Casting 94 e Dario Peluso. Ecco la loro postazione. Ciao a tutti ragazzi. Buonasera, buonasera. Ragazzi, avete qualcosa da dire? Complimenti per la tua sala, la tua organizzazione. Grazie, grazie. Anche Dale. se per il momento da noi non è nessuna preda, però Vabbè, siamo quasi sta al calare bene, del sole. i pesci stanno cominciando ad uscire. Ma anche ragazzi, hanno bisogno Complimenti del mormore spigolo. Io purtroppo ho preso solo un sarrago piccolo che ha ingoiato. Sì. Complimenti per il mormorone. Grazie, Tony. Complimenti per il mormorone e per la spigola. Vabbè ragazzi, speriamo di divertirci fin quanto ci sarà tempo. Ecco qua la postazione di Tony. Eccoli qua. Vabbè, a dopo. A dopo A per altri dopo. aggiornamenti. Ecco la mia postazione. Ed ora vi mostro la spigolotta che ho fatto anche io. Una bella spigolotta. È quella mormora che vi ho fatto vedere prima. Un bel mormorone. Andiamo a vedere Vincenzo Puga e Luigi. Andiamo a vedere le loro postazioni. Ecco Vincenzo Puga. Ciao Vincenzo. Ciao Salvatore. Allora, cosa hai da dire? Niente, che dire, mi sto divertendo molto e speriamo che Prete? riusciamo a prendere qualcosa. Con lui c'è anche Luigi. Vabbè, non fa niente. È stato un piacere conoscerti, Salvatore. Anche per me. Dobbiamo solo sperare la notte se usciranno qualche altra prete. Andiamo a Speriamo, vedere. speriamo bene, dai. A dopo. Ecco la canna di Marco Mastellone, forse una manciata in diretta. Ecco Marco, Marco allora? Qualche giudizio su questo raduno che ho organizzato? Un po' di umorismo ogni tanto ci vuole. Vabbè, aspettiamo un altro poco, non ci demoralizziamo. Andiamo a vedere il signor Mimmo appresso. Il vicepresidente del Mastersea, signor Mimmo Chirico, in fase di recupero. Forse ci sarà qualche preda. Sì, ci sarà qualche preda. Una bella marmora. Signor Mimmo, allora, cosa mi dite? Siamo divertenti. Per il raduno? Quante prede avete fatto? La marmora qua. Andiamo a vedere nel secchio. Numero di media taglia. Vabbè, speriamo alla notte che escono i pesci. A dopo. Ragazzi, ecco Gianni che sta in fase di smontaggio. Lui va via. Giova allora. Passato un'ora e mezza che mi potevo fare, purtroppo devo andare al lavoro. Ci Come sono degli promesso. impegni, però è stato bello perché è bella cosa, Grazie, grazie. l'organizzazione. La presenza di un bel po' di persone, devo dire. Giova La allora. pesca alla fine questo è stare insieme Quante con catture hai fatto tu? gli amici. È una mormora intorno ai 200 grammi, nulla di esagerato. Vabbè, l'importante è il divertimento. È un'altra che abbiamo persa qua sotto lo scalino proprio qualche minuto fa. Vabbè, Giova, ti saluto allora. Bacioni a tutti. Ciao. Ciao ciao. Grazie, ecco Vincenzo e Luigi in fase di chiusura. Allora, Vincenzo, Ciao cosa hai da ragazzi, dirci? beh, che dire, non è uscito niente, però andrà meglio la prossima volta, dai. Beh, l'importante è che ci siamo divertiti, è stato un piacere conoscere Anche Salvatore, per me. grande pescatore. Un piacere conoscerti, Salvatore. Allora, Vince, tu, È lui. stata una bellissima giornata. Vabbè, è un'esperienza da riprovare. Quando. Certamente, mi raccomando, al più presto possibile, Salvatore, penso un'altra volta ci stiamo sicuro. Va bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima Ciao, un allora. saluto, ciao. Ciao. Marco Mastellone in fase di chiusura. Purtroppo non è andata bene, ci rifaremo alla prossima volta. Niente cattura, niente prove. No, purtroppo no, né io né quello a fianco a me, siamo su due posti sfortunati. Ora Marco ci saluta, ci vediamo al prossimo raduno, magari cambieremo spiaggia. Va Va alla bene, prossima. ciao ragazzi. Al posto vostro, ciao. Signor Mimmo Chirico, vicepresidente del Mastersea, che ci mostra un po' le sue catture fatto in questo raduno che ho organizzato.
Presidente, ci potete far vedere le vostre catture? Eccola qua. Belle mormore, tutte di taglia. Sono tutte in misura, una da 26, una da 23, una da 20 e una da 28. Eccola qua. Questa fresca, fresca, fresca. C'è anche Fabrizio. Fabri, hai fatto qualche cattura tu? No. Niente proprio, eh? No. Ora ci salutano anche lui, anche loro. Ci vediamo alla prossima allora. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao Fabrizio. Ciao. Giuseppe Velino che ci chiama. Eccolo qua. La sua prima ed ultima preda. Giuseppe, puliscilo un poco. Fallo vedere meglio. Un bel saraco da 24-25 cm, giusto? Sì. Una bella pezzatura. Tu sei soddisfatto? Sì, per il momento sì. Vabbè, ma ora siamo in fase di chiusura. Tu sei... Io rimango. Ah, tu rimani? Sì, sì. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo raduno. Ciao. Ciao. Ragazzi, ecco Ciro, anche lui in fase di chiusura. Ce ne stiamo andando. Ciro, qualche giudizio? È stata una giornata bellissima. Abbiamo passato un po' di tempo insieme tutti e niente, ci siamo divertiti. Ho conosciuto un sacco di ragazzi. Nuove persone, nuove amicizie. Sì, catture? Le catture a me diciamo zero. Qualche una mangiata che poi non ho ferrato a tempo, poi. Vabbè, diciamo, ci rifaremo al prossimo raduno. Mi vuoi guardare tu a me, per cortesia? Ah sì. Allora ragazzi, eccomi qua. Accendo la luce. Sì. No, no, accendila tu. Si vede? Voglio mostrarvi le catture che ho fatto io in questo raduno che ho organizzato da me. Ecco qua questa bella mormorona. Si vede, Ciro? Si vede? Sì. No, no, accendila. Ok. Questa è la mormora che ha fatto a bellissimo. Sul canale di Giovanni Tucci Tucci troverete il recupero in diretta di questa bellissima mormora. Poi ho fatto quest'altra bella spigolotta da 40 cm, come ben potete vedere, circa mezzo chilo. E che dire, spero che sono rimasti tutti soddisfatti di questa manifestazione che ho organizzato io. Spero che la prossima volta saremo ancora di più. E che dire, un saluto e ci vediamo dopo in pizzeria a mangiare. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, siamo qui in pizzeria, abbiamo finito il raduno, stiamo mangiando la pizza. Buon appetito ragazzi, ci vediamo al prossimo raduno. Al prossimo raduno. Buon appetito. Buon appetito. Ciao ciao.